Wow, 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 grandi amici del tubo, bentrovati qui sul canale Switch Music. Ragazzi, oggi siamo con un nuovo episodio del What If, ovvero della serie in cui prendiamo una squadra, mettiamo assieme tutti i giocatori migliori presenti nel gioco ovviamente, e proviamo a vedere se riescono a vincere il titolo e a battere il record di squadra dei Bulls di 72-10. Oggi, a grande richiesta devo dire, perché in molti commenti me l'avete chiesto, in tantissimi nell'ultimo video, andremo a trattare i Miami Heat. Ed eccolo qui infatti il roster, ragazzi, guardate che popò di squadra. Pensavo di peggio, invece in effetti, pur essendoci poche squadre ai Miami Heat, devo dire che LeBron, Wade, Shaq, Chris Bosh, Draghi ci l'ho messo perché è un po' così, mi piace, quindi l'ho lasciato. Westside, ma soprattutto Ray Allen, Antoine Walker, Alonso Mourning, che purtroppo ha solo 76 perché era in fase calante, già vecchietto. White Chocolate, Jason Williams, Gerald Green a caso, Gary Payton, Rio Chalmers e la leggenda dei Miami Heat, Udonis Haslem, più Chris Anderson, che comunque ha avuto un ruolo importante nei titoli di Miami. Quindi diciamo gli unici intrusi sono un po' Gerald Green e Dragic, però vabbè, dai, lasciamo stare, ci sono poche squadre come vi ho detto per mettere altri giocatori. Sicuramente ce ne sarebbero stati altri e vi invito a dirmi nei commenti se sapete altri giocatori che avrebbero meritato il posto, possiamo discuterne nei commenti. Eccoci qua, come sempre inizio stagione, ragazzi. Adesso andremo a simulare fino allo Star Game, vediamo come va. Non penso che riusciremo a fare l'82-0 con questa squadra, la vedo molto dura perché non ci siamo usciti con i Lakers e con i Celtics. Non vedo come dovremmo farcela con questi, però possiamo battere il record dei Bulls sicuramente. Cominciamo vincendo, ecco, abbiamo già perso la prima partita con i Rockets a caso. Ricominciamo subito a vincere, serie di 5 vittorie ragazzi, 7 vittorie addirittura. Vediamo quando perdiamo, arriviamo a 10 vittorie. Non voglio gli scambi, che scambi faccio, abbiamo vinto di 50 tipo con Philadelphia. 11 vittorie in fila, 12 vittorie in fila, abbiamo cominciato a ingranare, signori. Andiamo contro i Cleveland Cavs del LeBron, perché l'ho lasciato, perché il LeBron che ho preso è quello del 2012-2013, vinciamo di 15, non ci fermiamo più ragazzi. 16 vinte in fila, 17 vinte in fila, arriviamo a 20 vittorie in fila ragazzi, grazie alla vittoria di 123-74, cioè distrutti gli Atlanta Hawks. 21 vittorie in fila, andiamo per la 30ª vittoria. No, eccolo qua, porca troia. John Wall 22-11, Bradley Beal 17. Come abbiamo fatto a perdere sta partita? Ah, dai, Shaq, poca roba. Wade da 30, LeBron da 29, abbiamo perso di 6 a caso contro Washington. Peccato, eravamo arrivati a 30 vittorie di fila, però possiamo ancora battere il record, perché se ne sono di partite ancora, possiamo rientrare in streak. Oh, raga, stiamo perdendo un sacco di partite adesso, non si sa per quale motivo. Adesso vinte 2 di fila, ma eravamo tipo 31 e adesso siamo 41-6, vabbè. Oh, siamo tornati in striscia ragazzi, 6 vittorie in fila, vediamo se riusciamo a tornare a 10, non so quanto manchi all'intervallo, no, boh, abbiamo ancora l'ultima partita con gli Spurs e perdiamo di 20 tipo, vabbè. E allora, all'intervallo qui dello Stargame ragazzi, ci presentiamo con un record di 46 vinte e 7 perse, abbiamo al terzo posto della classifica marcatori il buon LeBron James con 27 di media e l'altro LeBron, quello attuale, con 23 qui. E c'è anche Wade, un 13° con 21,8, quindi praticamente 22 punti di media. Dragic infortunato ragazzi, tra l'altro. Vabbè, allora abbiamo poi Bosco 15 punti, Shaq poca roba con neanche 15 punti e neanche 10 rimbalzi di media. Vabbè, pensavo molto molto meglio. Questa è la classifica alla pausa dello Stargame. Siamo primi, primissimi direi nella Eastern Conference, 46-7 come si diceva prima. Ora torniamo qui e andiamo a simulare fino a fine stagione. Vediamo, vinciamo con i Golden State Warriors di una valangata di punti, di 50. What the fuck, siamo tornati in striscia ragazzi. 9 vittorie, back to back con i Sixers, vinto facile. 11 vittorie, eccola là, perdiamo. È già la seconda volta che perdiamo con i Bulls, ma che cazzo. Vediamo con Cleveland come va, perdiamo di nuovo, oh, mamma mia, 69 ragazzi. Mi sa che il record dei Bulls è quasi perso. Vediamo un po', cerchiamo di fare l'ultimo rush finale per il record. 7 vittorie in fila, 8 vittorie in fila, di nuovo i Bulls e vinciamo finalmente. 10 vittorie in fila, attenzione, forse ce la facciamo. Oh, l'ultima partita ci fa perdere, però attenzione, per una volta tanto Kevin Durant non vince il MVP, ma lo vince LeBron James della nostra squadra, Rookie of the Year, D'Angelo Russell,
Sesto uomo dell'anno, Rajon Rondo, Anthony Davis, difensore dell'anno, Brook Lopez, Most Improved, allenatore Mike Spoelstra. Due way di LeBron James fanno parte del nostro primo quintetto NBA, quindi tanta roba. Diciamo che come premi stagionali questa è la stagione che ha fatto meglio, nettamente, perché di solito mai nessuno finisce in queste cose. Andiamo nei quintetti difensivi, c'è LeBron James qui nel primo quintetto difensivo e vabbè ragazzi, tanta roba . Ed eccoci qua quindi ai playoff NBA, siamo finiti primi, ottavi sono i Toronto Raptors. Come ha fatto ad arrivare ottavi? Ok, vabbè. Comunque, abbiamo pareggiato il record dei Bulls, quindi diciamo che non l'abbiamo superato, però non abbiamo neanche proprio perso perché l'abbiamo pareggiato, sempre meglio che niente. Simuliamo gara 1 che vinciamo. Qua non penso che faremo 4-0, però passeremo sicuramente il turno, invece forse 4-0 è e 4-0 è. Perfetto, passiamo il primo turno, vediamo chi ci raggiunge alle semifinali di conference, di Atlanta Hawks e qui Cleveland contro Chicago. Allora, andiamo a simulare gara 1, vinciamo, perfetto, qua sì che ci sta un bel cappottone, perfetto, 3-0. E 3-1 invece, rimangono in vita gli Atlanta Hawks, ma poi vengono eliminati 4-1, finale di conference contro Cleveland, quindi signori. LeBron James attuale contro LeBron James 2012-2013. Andiamo a simulare. Vinciamo la prima, vinciamo la seconda. Adesso dobbiamo andare a giocare a Cleveland. Vinciamo la terza e addirittura 4-0. Sweepati i Cleveland Cavaliers. Arriviamo contro gli Oklahoma City Thunder che hanno perso coi Pelicans. Come hanno fatto i Pelicans a arrivare in finale NBA, in finale di conference? Vabbè. Quindi signori, il rematch della finale appunto mi pare 2011-2012, non mi ricordo bene. Comunque, Durant contro LeBron, però LeBron ha anche tutti gli altri attorno, 2-0. Andiamo se facciamo 3-0, allora forse qui è fatta ragazzi, andiamo a simulare con Simcast e vediamo se riusciamo a vincere. Si parte ragazzi, subito. Oh, cos'è sta cosa? Oh. Mamma mia, che parziale che abbiamo preso all'inizio ragazzi, vergognoso. Poi comincia una rimonta pian piano, però siamo sempre sotto, adesso torniamo avanti, ok, finalmente siamo avanti, parziale, incredibile, nel quarto quarto, siamo avanti, direi che è quasi fatta, raga. Oh, and it's over, the Miami Heat are the new NBA champions. What a moment it is right now to see the team who played so well together enjoying, Clark, this NBA championship moment. Well, Kevin, it's awesome to be here to witness what happened tonight. And seeing this team come together over the course of the season and on into the playoffs, what a joy. I mean, there is no better champion the league could have asked for. And a pleasure here at 2K Sports to be with you all season long. Good night, everyone. Ragazzi, vorrei solo notificarvi della partitina di LeBron James, 46 punti, 10 rimbalzi e 10 assist in gara 4 delle finali NBA. Boh, 46 punti, soprattutto tirando 26 volte, incredibile, con 4 recuperi la partita, assurda, solo la 2K può simulare una cosa del genere. Comunque, vabbè, LeBron insomma potrebbe anche farla, ma la vedo abbastanza dura. Comunque ragazzi, siamo riusciti a vincere il titolo quest'oggi. Queste sono le statistiche dei playoff con LeBron James che è sceso in quinta posizione, però con quell'ultima partita veramente che cazzo gli vuoi dire. C'è anche l'altro LeBron, poi Wade invece è salito in undicesima con 21 punti e mezzo, LeBron con 26, però guardate qua, 11 rimbalzi e 9 assist, quindi praticamente una tripla doppia di media, tanta roba, generale 99. Bene ragazzi, allora anche per questa settimana è finito l'episodio di What If, abbiamo vinto il titolo, abbiamo pareggiato il record dei Bulls, quindi un punto e mezzo, diciamo così, e non siamo riusciti a farlo 82-0, ma penso sia impossibile. Quindi abbiamo superato almeno in parte gli obiettivi di oggi, io spero che questo video sia piaciuto, tornate a consigliarmi nei consigli, tornate a consigliarmi nei commenti quale squadra volete che io porti nel prossimo episodio. Forse la prossima settimana non ci sarà perché faremo una pausa per Pasqua, non so, vediamo, insomma
non so perché le squadre non sono infinite e le squadre, diciamo, succulente stanno finendo. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, un bel commento e per tutto il resto ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo che i social e il gruppo Telegram trovate tutte le informazioni in descrizione. Bye.